Mattarella a Pizzo, con la scuola riparte l'Italia e ossigeno per il paese, l'evento che apre l'anno scolastico, presente anche il ministro dell'istruzione Bianchi e poi una parata di medaglie d'oro con Marcel Jacobs in testa. Bergamini, l'ex fidanzata rinviata a giudizio, l'accusa mossa di Isabella Internò e di omicidio, lo ha deciso il GUP di Castrovillari accogliendo la richiesta della procura, contestate le aggravanti di premeditazione e futili motivi. Sindacati a confronto con i candidati alle regionali, sul tavolo le idee per la ripartenza economica e sociale della regione, dal lavoro giusto, rispettoso delle leggi, alla lotta al precariato, fino alla sanità. Lamezia buona la prima, l'FC esordisce con una vittoria nel campionato di Serie D, battuto 2-0 il Troina, positiva la prova della compagine guidata da mister Erra, in attesa dell'esordio del nuovo acquisto Herrera. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'altro Corriere TG, la nostra edizione serale, lo avete sentito dai titoli del nostro sommario, è dedicata all'evento che si è svolto a Pizzo Calabro, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'inaugurazione dell'anno scolastico dunque parte con un messaggio di speranza e di incoraggiamento a tutti gli studenti italiani proprio dalla Calabria. Sul palco il Presidente Mattarella si è rivolto agli studenti, ai docenti, a quanti in questi mesi difficili di Covid hanno affrontato le difficoltà della DAD, della didattica a distanza, ma anche quelle delle restrizioni e delle misure anticontagio. La scuola, ha detto Mattarella, è ossigeno per la società. Presenti però anche altre istituzioni come il ministro dell'istruzione Bianchi e poi una parata di stelle, o meglio una parata di medaglie d'oro con Marcel Jacobs che, come era facile prevedere, ha catturato l'attenzione dei tanti ragazzi a caccia di selfie e foto con il campione olimpico italiano. Tutti i dettagli nel nostro servizio. Ma quest'anno essere speciale è l'anno scolastico che comincia. Voi ragazze e ragazzi tornate, come poc'anzi ha detto il ministro, tornate di nuovo tutti in aula insieme ai vostri insegnanti. Dopo le tante sofferenze e le grandi limitazioni che la pandemia ci ha imposto, la ripartenza delle scuole a pieno regime è il segno più evidente della ripartenza dell'Italia. Abbiamo una scuola di valore, grazie alla passione degli insegnanti, alla dedizione del personale, all'impegno di voi studenti. Merita attenzione la grande partecipazione degli studenti alla campagna vaccinale. Rivela da che parte sta il desiderio di libertà. Celebrando i 75 anni della Repubblica, ho ricordato che siete voi, ragazze e ragazzi, che avete il compito e la responsabilità di scrivere la nostra storia, di essere i costruttori del nostro futuro. Nella scuola troverete gli strumenti per farlo. Sarà un anno speciale, un anno scolastico. Grazie Presidente per queste parole. Assolutamente sì, è veramente un piacere tornare qui perché mi fa rivivere un po' i momenti della mia infanzia, al mare venivo, passavamo qua 2 o 3 mesi, quindi per me è un po' come una seconda casa questa e sono veramente contento di essere tornato. Sicuramente posso dire che la scuola è veramente importante perché ti insegna tante cose e che dovrebbe esserci più sport nelle scuole perché lo sport ti aiuta veramente a crescere, a puntare ad avere degli obiettivi e cercare di in ogni modo di raggiungerli, quindi credo che lo sport sia un bene per la vita in generale e soprattutto per se stessi. Quindi. Va molto bene così. Sì, devo dire che la Presidenza della Repubblica da sempre, cioè non c'è stato un anno che non ha voluto coinvolgere i rappresentanti dello sport olimpico e paralimpico, direi che è una costante, una caratteristica, noi di questo siamo molto orgogliosi, non possiamo che essere grato, sono sempre individuati degli atleti iconici
e credo che tutti gli anni sono stati straordinari, quest'anno ho visto anche quello che si è fatto, è ancora di più importante, perché poi sono, voi lo vedete, sono gli eroi moderni, sono quelli che vengono emulati e soprattutto per i giovani credo che sia una cosa indispensabile. Mi sento di dire di non mollare mai e di non lasciarsi mai andare, ecco, perché alla fine può succedere anche quello che noi pensiamo l'impossibile, però alla fine tutto è possibile, quindi bisogna sempre lottare. Beh, una grandissima gioia, un grandissima gioia essere a Pizzo, veramente, ma lo dirà poi il grande Presidente della Repubblica. Grazie. Grazie. E dicevamo, un primo giorno di scuola, la campanella suona in Calabria e anche in Puglia. Quest'oggi si torna tra i banchi, si è tornati nelle aule in presenza, quindi per il momento accantonata la DAD e con la novità sostanziale, tra le tante, del Green Pass. È suonata la prima campanella in Calabria. Oltre 260.000 studenti tornano tra i banchi per iniziare il nuovo anno scolastico che si concluderà il 9 giugno 2022. Un ritorno che ha il sapore della ripartenza dopo gli ultimi due anni di emergenza sanitaria vissuti tra DAD e presenze in aula alternate, ma anche un test per valutare con attenzione i controlli e le misure anti-Covid da attuare per mitigare il rischio contagio ed ovviamente la novità più importante rappresentata dal Green Pass. Il documento obbligatorio è previsto per tutti i giovani sopra i 12 anni e rilasciato a chi è vaccinato, guarito dal coronavirus o negativo ad un tampone. Il pass lo dovranno mostrare insegnanti, il personale scolastico, ma anche i genitori degli alunni che decideranno di entrare negli istituti per accompagnare i propri figli. Messa da parte almeno per il momento, la didattica a distanza, si torna quindi in aula con nuove regole come la mascherina obbligatoria per i ragazzi dai 6 anni in su. Un inizio anno scolastico però segnato anche dalle proteste, dobbiamo dirlo, un centinaio di genitori si è ritrovato questa mattina a Fuscaldo in provincia di Cosenza davanti il plesso di località Scarcelli dell'Istituto Comprensivo per manifestare a causa della chiusura della scuola. Senza comunicazione, questo dicono genitori e alunni, la dirigente scolastica ha trasferito i ragazzi al plesso della Marina di Fuscaldo, nonostante l'edificio di Scarcelli sia stato comunque ristrutturato e pronto ad accogliere gli alunni. E un'altra protesta si è registrata anche a Porto Salvo, nella frazione Porto Salvo di Vibo Valentia. Nel giorno di apertura dell'anno scolastico, genitori e alunni si sono ritrovati a protestare contro la sistemazione d'emergenza, così l'hanno definita, degli scolari di infanzia e primaria frequentanti il plesso del centro costiero. Vediamo. Questa non è una soluzione alternativa, intendiamoci, io non so chi abbia detto che questa sia una soluzione alternativa. Questa è una situazione assolutamente temporanea e credo che sia un sistema innovativo e forse anche all'avanguardia che la dirigente scolastica, dottoressa Maria Salvia, ha inteso offrire alla comunità. Tutto qui. Noi ovviamente, anzi, avremmo dovuto forse chiudere la scuola e spostare le attività scolastiche magari di una settimana, di 10 giorni, perché abbiamo una soluzione alternativa che ovviamente non può e non deve essere questa, è ovvio. A Porto Salvo, frazione di Vibo Valentia, l'inizio della scuola è coincisa con una nutrita e numerosa protesta. Al centro degli strali dei genitori, la sistemazione d'emergenza per i piccoli studenti della scuola dell'infanzia e primaria che frequentano il plesso del centro costiero. L'edificio è stato chiuso per problemi di sicurezza con il tetto che sarebbe a rischio crollo, nonostante i lavori di efficientamento energetico conclusi il 25 maggio scorso, circostanza che ha indotto a trovare nel giro di appena 4 giorni una soluzione tampone con l'installazione di una serie di gazebo all'interno dell'area verde antistante l'edificio scolastico. Decisione assunta da scuola e docenti, ma duramente criticata dai genitori degli alunni. A parlare con loro la dirigente scolastica Maria Salvia, gli insegnanti e soprattutto il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, che ha evidenziato l'assoluta temporaneità della soluzione con una riflessione sulla condizione delle scuole.
Guardi, il problema dell'edilizia scolastica non riguarda solo la città di Vibo Valentia, non riguarda solo Porto Salvo, ma riguarda tutta l'Italia. Tant'è che proprio a livello nazionale sono state destinate parecchie risorse per verificare la stabilità degli edifici scolastici. Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata all'inaugurazione dell'anno scolastico, passiamo alla cronaca con una notizia che ovviamente occupa una pagina importante del nostro giornale, riguarda la morte di Denis Donato Bergamini, calciatore del Cosenza. Dopo 32 anni è stata rinviata a giudizio con l'accusa di omicidio Isabella Internò, ex fidanzata di Denis Bergamini. Lo ha deciso questa mattina il GUP di Castrovillari. Nelle prossime settimane partirà il processo. È stata rinviata a giudizio con l'accusa di omicidio Isabella Internò, l'ex fidanzata di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto il 18 novembre del 1989 sulla statale 106 nei pressi di Roseto Capospulico. Lo ha deciso il GUP di Castrovillari, Fabio Lelio Festa, accogliendo la richiesta del PM Luca Primicerio. La prima udienza del processo è fissata per il 25 ottobre prossimo. La Internò è accusata di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. In aula non erano presenti né la Internò né la sorella di Bergamini, Donata. Nel corso dell'udienza l'avvocato Angelo Pugliese, difensore della Internò, nella sua arringa, durata circa 3 ore, ha illustrato le tesi della difesa chiedendo il non luogo a procedere per la propria assistita. La famiglia Bergamini era rappresentata dall'avvocato Fabio Anselmo. È una pagina, diciamo, importante, è un'inversione di marcia estremamente tardiva, 32 anni. 32 anni da quei verbali falsi che certificavano un politraumatismo, uno sfondamento del torace che, guarda caso, corrispondeva, era perfettamente collimante con la versione di Isabella Internò, cioè dell'investimento di Denis e il suo trascinamento per 60 metri a seguito di un tuffo suicidario. Avremo la possibilità di tentare di far entrare in un'aula giudiziaria la verità. Oggi non è stata condannata Isabella Internò. Oggi per noi è una tappa fondamentale, è stata, diciamo, soltanto, fra virgolette, rinviata a giudizio, ma oggi abbiamo ottenuto un processo che sembra che proprio non si volesse fare. Se vi sono altri, abbia partecipato, abbia commesso il delitto oltre alla signora Internò, io credo che se ne debba preoccupare la signora Internò. Ancora la cronaca, la direzione investigativa antimafia ha eseguito un provvedimento di confisca di beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro nella disponibilità di due persone arrestate nel luglio del 2016 nell'ambito di un'operazione antimafia condotta dalla DDA Regina. Si era conclusa con 42 misure cautelari. Tutte e due le persone sono risultate affiliate a notissime cosche di 'ndrangheta indiziate di numerosi reati, tra cui associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione, intestazione fittizia di beni e società. E adesso una breve di cronaca che riguarda un incidente. Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, il distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta proprio sulla SS106 per un incidente stradale. Due i mezzi coinvolti, una moto e un auto articolato. Grave il conducente della moto, che è stato affidato alle cure del personale del 118 e poi trasferito con l'elisoccorso all'ospedale. L'intervento dei vigili si è reso necessario anche per la messa in sicurezza del veicolo a seguito dell'impatto. Infatti è fuoriuscita un'ingente quantità di carburante. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Vediamo brevemente anche i numeri riferiti al nuovo bollettino della Regione Calabria per quanto riguarda i numeri del Covid. 3 le vittime nelle ultime 24 ore, 127 nuovi positivi. L'ASP di Reggio Calabria ha comunicato anche la positività di 9 migranti sbarcati lo scorso 12 settembre sulle coste calabresi. 7 i nuovi ricoveri in reparto e sono in tutto 174. Cambiamo argomento, passiamo alla politica, a Lamezia Terme. I sindacati, i segretari di CGIL,
CISL e UIL Calabria hanno chiesto e ottenuto un incontro con i candidati alle prossime elezioni regionali, Amalia Bruni, Roberto Occhiuto, Luigi De Magistris e Mario Oliverio, per discutere dei temi scottanti che riguardano il lavoro e la sanità. Vediamo. I quattro candidati alla carica di governatore della Calabria, Amalia Bruni, Roberto Occhiuto, Luigi De Magistris e Mario Oliverio, hanno accolto l'invito delle organizzazioni sindacali per mettere sul tavolo le idee per la ripartenza economica e sociale della regione. Lo scorso 1° maggio CGL, CISL e UIL hanno presentato un documento approfondito, aperto ed inclusivo, legato ai bisogni della Calabria, dal lavoro giusto, rispettoso delle leggi, alla lotta al precariato. Ma non solo lavoro. I sindacati chiedono azioni concrete legate alla programmazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, operazione indispensabile per evitare di vanificare gli sforzi del passato e perdere definitivamente l'ingente dote messa a disposizione per la ricostruzione e il rilancio della regione. Crediamo fortemente che bisogna mettere e focalizzare i temi che partono dalla questione del lavoro, la questione delle infrastrutture, le riforme importanti che riguardano la pubblica amministrazione regionale e anche la partecipazione pubblica, interventi sul tema delle transizioni che vedranno anche la nostra regione impegnata su quello che è il progetto europeo. Soprattutto abbassare le tasse al cittadino calabrese che li paga in modo esagerato e garantire loro una qualità di servizio. Quindi vogliamo avviare un momento di confronto, noi abbiamo una piattaforma già presentata il 1° maggio, vorremmo capire un po' l'impegno della politica su questi temi. E quindi i governatori, la prima cosa che devono fare, il governatore, è andare presso il Ministero della Salute e il MEF all'interno del Consiglio dei Ministri per risolvere questa questione. Inoltre, sulle zone economiche speciali, sul Girataro, bisogna fare chiarezza, dare una missione concreta all'autorità portuale e lì creare le condizioni perché col PNR si possono attivare politiche attive del lavoro che possono creare posti di lavoro anche attraverso le partecipate pubbliche. E in chiusura, prima di salutarci, c'è ancora spazio per lo sport con la Serie D che è partita con il trionfo dell'FC Lamezia Terme che ha superato il Troina 2-0. Parte bene dunque la squadra di Mister Erra. Inizia con una vittoria il primo storico campionato di Serie D dell'FC Lamezia Terme. I gialloblu regolano con un gol per tempo un Troina decisamente sottotono rispetto agli avversari. 2-0 il risultato finale al Dippolito grazie alle reti di Tipaldi e Provazza. Ottimi i cambi in corsa operati da Mister Erra. Laribi e lo stesso Provazza hanno vestito i panni di assist man e goleador in occasione della seconda rete che di fatto ha chiuso la gara. Meno positiva la prova del portiere De Andrea, apparso ancora insicuro e troppo timoroso in alcuni frangenti. Salandria ha perso qualche palla di troppo in mezzo al campo e ci si aspetta di più anche da giocatori esperti come Dadalt. In attesa dell'esordio del neoacquisto Herrera, attaccante cileno arrivato nelle scorse ore, il Lamezia si gode la prima vittoria insieme a quasi tutte le altre big. Hanno infatti vinto pure Cavese, Acireale, Trapani e Gelbison, sconfitta in attesa del Giarre a Portici. Era questo il nostro ultimo servizio, termina qui l'appuntamento con l'informazione, ovviamente non cambiate canale, l'invito è a restare sintonizzati sul 16 sull'altro Corriere TV.